sono chi c'ha fede, il lato umano dello sport. Fede, 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 fede. Chi c'è qua? Solo chi c'ha fede. E chi sta là? Non ha alcuna fede. Ma se fosse per me, se tu me lo concedi, vorrei capire da te, la fede la possiedi. Fede sì, ma non sono arbitrale. La storia ci insegna che ci facciamo del male. Preferisco lo sportivo, lui sì, sul podio sale. Chi di fede non ne ha, resta solo a guardare. Calcio, basket, tennis, volley, rugby, lotta, tuffi, corri, non importa sai. Muoviti, 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 muoviti. Buonasera, buonasera e benvenuti a tutti a questa nuovissima puntata di Solo chi c'ha fede. Anche quest'oggi il lato umano dello sport è il protagonista della nostra puntata. Chi conosceremo insieme? Un grande campione. È stato campione europeo, ma non soltanto. E lo è stato su quattro ruote? No, su due. Chi sarà? Guardiamo la clip selfie. Ciao Fede, sono Lorenzo Savadori e ho finito adesso di allenarmi, mi preparo e arrivo. Ci vediamo dopo. Ciao, a dopo. Coraggioso, determinato, testardo è con noi Lorenzo Savadori! Lorenzo Savadori, campione europeo, campione Superstock 1000 nel 2015, così accenniamo vagamente. Insomma, una grande proposta del nostro motociclismo. Da dove vieni? Raccontaci quattro aggettivi che ti possono descrivere. Anche due, tre. No, allora, io sono nato a Cesena nel 1993. Diciamo, tre aggettivi, faccio fatica, forse determinato e... testardo e coraggioso, forse sono le tre cose che più mi rappresentano, e perché sono, diciamo che per questo tipo di sport che pratico bisogna comunque avere, essere sempre alla ricerca della perfezione, comunque di combattersi sempre contro se stessi. E noi lo racconteremo, abbiamo tante cose da raccontare di te, delle bellissime immagini, insomma, vogliamo conoscere davvero il mondo moto in maniera diversa e più umana, perché sei il nostro primo ospite su due ruote, perciò insomma raccontaci davvero cosa c'è nel cuore dei motociclisti che noi amiamo tanto. Lo facciamo subito con C'è Fede Fede. C'è fede, fede, perché c'è fede, fede, perché c'è fede, fede, fede. Lorenzo, subito ti chiedo questo, così capiamo anche le tue origini, l'hai detto, arrivi da Cesena, la tua fede nella famiglia. Sì, no, per me la famiglia è molto importante, io chiaramente in questo lavoro qua sei via tanti giorni all'anno, quasi 200 giorni se non di più, e stai poco con la famiglia, però quando riesco chiaramente è la prima cosa a cui penso, e diciamo che cerco di dedicare il più tempo possibile, però chiaramente anche loro capiscono quelli che sono i miei impegni, però io sono molto legato alla famiglia, mi hanno aiutato molto anche appunto per iniziare in questo sport qua e sono molto legato. Senti, il tuo futuro come famiglia invece? Che sei giovane, hai 25 anni, Lorenzo, quindi insomma penserai a una tua famiglia anche futura? Beh, allora, sinceramente sì, però non è, diciamo, il mio primo obiettivo. Adesso al momento io nella mia testa ho altri obiettivi prima di mettere su famiglia, perché comunque diciamo che è un lavoro impegnativo questo qui che appunto porta via tanto tempo e diciamo che non è nelle mie priorità al momento. Le idee chiare, come si dice? La fede nei tuoi sogni. Sì, fede nei miei sogni. Io ho i miei sogni ben impressi nella mia mente e tutti i giorni cerco sempre di spingermi oltre, di capire dove posso migliorare per arrivare al risultato e per arrivare al raggiungimento del mio obiettivo che ho in testa. E chiaramente purtroppo a volte ci sono degli alti e bassi, ma questo qui è nella vita quotidiana. Però si cerca sempre di non mollare, di dare il certo, massimo. Certo, è vero. Prima abbiamo visto tra l'altro una foto con tutta la tua famiglia, di cui continueremo a parlare. La passione per il motociclismo nasce dal tuo papà, che ti segue anche spessissimo.
Sì, esattamente. Mio babbo mi ha attaccato questa passione, ha corso a livello amatoriale per parecchio tempo con le moto da cross e con le moto da enduro. E diciamo che adesso lui mi segue, però meno rispetto a una volta, perché comunque io correndo tanto fuori, anche fuori Europa, diventa impegnativo. Esattamente, lui ha un suo lavoro a casa, la sua azienda, quindi anche per motivi di lavoro non riesce a seguirmi, però chiaramente se potesse verrebbe sempre, perché comunque la passione c'è tuttora. E anzi, quando vado ad allenarmi in zona, in posti vicini, lui viene, mi aiuta, mi prende i tempi e dai, è davvero. Mentre molto invece presente. So che la mamma, per paura di vederti ad altissime velocità, non è mai venuta. No, non è mai venuta, a parte una gara che ho vinto il campionato italiano nel lontano... Doveva tornare più spesso, nel lontano 2008, sì. Però diciamo che la capisco, cioè mi aiuta, perché comunque lei è felice se io sono felice, certo. Se raggiungo i miei obiettivi che mi sono prefissato. Però io sinceramente la capisco, perché mio fratellino piccolo aveva iniziato un po' ad andare in moto e anch'io quando girava non avevo paura. Però non cuore ero così di famiglia, tranquillo. Insomma. Diciamo che posso capirla. Sì, posso sì, cuore capirla di mamma è così. Infatti posso capire. È appassionata di moto, però diciamo che una volta guardava sempre le gare. Da quando ho iniziato a correre io, adesso non le guarda più. Proprio non le guarda. Anche più. Dove non corro io non le guarda. Tu hai anche due fratelli che però non hanno sposato la tua stessa passione. Sì, siamo un po' tutti diversi l'uno fra l'altro. Io sono proprio quello di mezzo, un fratello più grande, e lui lavora nell'ambito della moda, quindi completamente non c'entra niente. Quello piccolo, che è diventato maggiorenne proprio oggi, tra l'altro, e va a scuola e fa le gare di downhill, quindi con le bici, e un altro tipo di passione. Senti, Lorenzo, parlando proprio della fede nei tuoi sogni, che cosa sogni? Cioè, a questo punto della tua carriera, a che punto sei con i conti che avevi fatto mentalmente e quelli a cui vorrai arrivare? Ma solo che, diciamo che io ho un mio sogno, che è quello di cercare di vincere un campionato comunque del mondo. E ho vinto una Coppa del Mondo, ma non il campionato, e quindi sono in linea, diciamo. Poi chiaramente quando ero più piccolo pensavo e volevo vincere ancora di più, però chiaramente non sempre possiamo stare dietro, sai, a volte la vita per qualsiasi ragione cambiano le cose lungo il percorso, e bisogna cercare di farsi trovare pronti, e diciamo che io ho ancora questo obiettivo, quindi sono in linea, però è ora di cercare di concretizzare. Sei un grandissimo talento, Lorenzo, quindi noi veramente incrociamo le dita per qualsiasi cosa. Tra l'altro poi racconteremo anche dei nuovi progetti che ti vedranno protagonista, insomma, i prossimi mesi, e vedremo un po' di immagini che hanno caratterizzato le tue vittorie. La fede nel team e nell'amicizia, che so essere molto importante per te. Sì, allora, come team intendiamo team di lavoro alle gare? O team personale? Ah, ok. Allora, guarda, vediamo questa bella foto che è rappresentativa. Sì, qui siamo a Philip Island, lui è Daniele Soglia, il mio mental coach, è anche un grosso amico che mi dà una mano in tutta quella che è la mia attività. E secondo me il rapporto umano è molto importante anche a livello lavorativo, perché comunque io faccio un tipo di sport dove cerco di dare sempre il massimo. Lo pretendo anche, secondo me, comunicando senza rancori, parlandosi, anche avendo dei dibattiti, perché spesso i dibattiti sono costruttivi, ti fanno migliorare. Bravissimo. Secondo me è molto importante a livello umano e personale con le persone. Allora sei nel posto giusto, Lorenzo, davvero, il lato umano. Grazie mille. Cerchiamo di tirarlo fuori. Senti, ti è mai capitato di rimanere senza respiro, magari in occasione di una gara particolare, di una vittoria particolare, di una sconfitta particolare? Allora, sì, mi è capitato appunto quando ho vinto la Coppa del Mondo Stock 1000, che ho tagliato il traguardo. Diciamo che sono quelle cose che non riesci a gustartele tanto lì per lì, ma dopo. Perché fai fatica a realizzare subito tutto, cioè tutto molto veloce, frenetico, e quindi diciamo è una cosa che ti esplode dentro magari uno o due giorni dopo. Allora sai noi che cosa facciamo? Ti prepariamo al prossimo podio con il nostro scienziato del respiro, Mike Maric, laureato, dottore e soprattutto campione del mondo di apnea e soprattutto amico di Solo Chi C'ha Fede, senza respiro! Eccoci qua.
Allora, ciao, Lorenzo Re. Salvadori, tutto tuo, Mike. Benvenuto per questa prova. Grazie. Oggi ho scelto per te, questi sono degli strumenti parzialmente medici, anche giochini. Io li chiamo giochi, in realtà sono strumenti di lavoro. Lavoro con sportivi per insegnare loro a gestire lo stress e quindi a rimanere calmi. E il respiro è stato dimostrato che è parte fondamentale per saper gestire queste situazioni di difficoltà. Per te oggi ho scelto questo esercizio che è semplicissimo. Mio preferito. Questo è il preferito di Fede, questo si trova anche nei negozi di giocattoli. Okay. Quindi l'obiettivo è quello di utilizzare bene il diaframma, il muscolo più importante della respirazione. Ti chiederò di svuotarti completamente, riempirti d'aria e poi immaginare di soffiare, come sulle candeline, attraverso questa cannuccia e sollevare la pallina di un paio di centimetri e tenerla lì galleggiare nell'aria. Okay. Ovviamente ti conterò i secondi e vediamo quanto sei in grado di fare. È una gara. È una, certo, gara, è una gara, guarda, sempre col cronometro sì. in mano. Io... Alla fine dell'edizione capiremo chi ha vinto che cosa con questo gioco, perché abbiamo segnato i vari secondi. Mai. Senza metterti troppo agitazione, sappi che i tuoi colleghi hanno fatto veramente tempi molto alti. Sì, devo dire di sì, tutti grandi sportivi, quindi sì, va è bene. Vero. Sei pronto? Mi raccomando, pubblico, un po' di sostegno per il nostro Lorenzo. Quindi butti fuori, ti riempi bene più che puoi. Via! Bravo, che l'ha sollevata, vai, così, concentrati più che puoi. Su, 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 vai, su, Lorenzo, su, 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 vai, vai, bravo, vai, bravo, vai, bravo, vai, bravo, vai. Bravo, tieni, bravo, tieni, bravo, tieni, bravo. Tieni, 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 stai andando benissimo. Vai, Lori, vai. Caspita. Vai, Lori, vai, vai. No. Vai, Lori, ma... Non vorrei dire, ma mi sa che siamo... in. Siamo in alto, ragazzi, bravissimo! Dai, più di 22 secondi, ragazzi, complimenti, perché... Sì, io a un certo punto ti ho visto e ho detto, mamma mia, basta! Te la stai giocando, anzi, sì. Credo che sei con Grazie. Il bomber... Secondo me, guarda, siamo lì. Secondo Beh. Me, se non è un primo o un secondo posto, ma siamo lì, Lorenzo. Grazie. Nel dubbio ti regalo questo libro. Grazie mille. La scienza del respiro, che ha appena vinto il premio CONI come miglior libro dello sport e che ti servirà, spero, a saper gestire meglio assieme al tuo mental coach la parte di respirazione e quindi lo stress. Grazie mille, davvero. Grazie per questa sorpresa, davvero molto apprezzata. Grazie mille. Ciao Mike. Ciao ragazzi. Ci vediamo la prossima settimana con Senza Respiro, Mike Maric. Grazie, ti accomodi pure, Lorenzo. Grazie. Oh, e adesso arriviamo in un momento dove ci gustiamo quello che non conosciamo di te e lo facciamo tramite fotoricordo. Prima immagine. Oh, beh, e cominciamo... Mi manca un po' questa sensazione. Dai, ti manca questa sì, sensazione. Sì. Ti ho visto che l'emozione però si è letta ancora nel tuo viso. Ma... Anno. 2008, Albacete, ho vinto il campionato europeo 125, una gara a prova unica. Guarda che espressione. Diciamo, noi piloti lavoriamo intensamente per quell'attimo, che dura 5 minuti, ma è perché poi dopo deve passare, comunque rimane, ti rimane, però poi si pensa avanti a cercare dove si può migliorare e dove si può fare, però è proprio... Quello è per quello nel quale noi, diciamo, lavoriamo, appunto. Sensazioni di quel momento? Ma lì ero felicissimo, chiaramente ero molto piccolo, ero più piccolino di adesso, e sono 11 anni fa, e felicissimo, era andato tutto perfetto, avevo fatto la pole position, che partivo prima in griglia, ho vinto con distacco, cioè una situazione perfetta, ero... Felicissimo, cioè. Pacifico, felice e contento. Esattamente. Una grande proprio, vittoria. Esattamente, hai detto perfettamente. Seconda foto. Wow, che bellezza. Questo... Team sì. Aprilia, qua ci sono tante cose da raccontare. Abbiamo parlato prima, Superstock 1000, ti ha visto campione sì. un'altra volta. Questo è quello... Descrivici cui... tutta la foto prima. Tutta la foto, un gran freddo. Era un freddo, mi ricordo, proprio perché era inverno, era molto freddo. Però lì è stata una gara stupenda, stupenda, c'è tutto il mio team che faceva parte appunto quell'anno lì nel 2015 quando ho vinto la Coppa del Mondo Stock 1000 e è stata un'emozione unica. Era il 2015, lo vediamo, sì, però comunque lo ricordiamo. Nel 2015 e questo qui è tutto il mio team, vedete c'è il mio mental coach dietro alle spalle, ci sono gli ingegneri della casa con la quale correvo che era l'Aprilia, i meccanici, il proprietario del team. Tutte le persone che... Perché comunque questo, cioè,
sulla classifica rimane il nome del pilota, però di fatto è uno sport di squadra. È una squadra. Perché comunque senza ogni singolo personaggio non sarei arrivato non a quel risultato. Non potessi scendere in pista. Esattamente. Come fai? Esattamente. Quindi il team vince sempre. Esattamente. Prossima immagine. Oh! Qui è quest'anno. E qui è quest'anno. Sì. Qui sono in Francia, sempre a Magny-Cours, dove vinsi nel 2015 il campionato. Quest'anno partivo terzo in qualifica. Una terra di buona energia per te. Buona e anche non buona, perché nel 2014 avevo perso appunto il campionato, la Coppa del Mondo, per un problema, e sempre nella stessa pista. Quindi l'anno dopo invece l'ho rivinto. Ti ha tolto, però ti ha dato. Sì, mi ha dato, esattamente. E quest'anno sì, è stata una bella foto di gruppo con tutto il team. E prima fila, eh? Sì, no, era stato una bella, diciamolo, un bel risultato. Sì, è bello. Peccato, dopo in gara non sono riuscito per poco a risalire sul podio, sono arrivato in volata, sono arrivato quarto, però è stato comunque un bellissimo Sei weekend. Sei comunque lì, insomma, andrà solo migliorando. Bisogna. Ultima foto. Olè! Questa qui è... Il tuo vicino di casa. Questa qui sì, a novembre è stata la gara, è stata la 100 km al ranch, è un posto, un parco giochi per noi piloti, ha creato una cosa bellissima e lui è un mito, cioè c'è poco da dire, è davvero una gran Il persona. Vostro rapporto con Valentino, che è un pochino il riferimento, insomma. Allora, ti dico, io personalmente... Chiaramente lo conosco, ma non benissimo. Ma proprio l'idea che avete ci Per me Valentino molto. È l'icona del motociclismo. Ci sono tanti italiani che vanno molto forte, però Valentino... Rimane Valentino. Sì, rimane Valentino. È stato il primo che ha ideato anche queste scenette quando vinceva, il primo a fare un sacco di cose. Io me lo ricordo quando ero piccolo, quindi già ancora con la moto hawaiana, quando corse e vinse, cioè... Quindi Valentino per me è Valentino, si fa fatica anche a parlare. Ma credo per tutti, sai, abbiamo tutti una simpatia, credo che insomma incontri la simpatia veramente comune. Lorenzo, sei una persona che è molto energica, hai detto di essere impulsivo, però hai detto che il tuo mental coach ti dice anche che è importante mantenere la calma. Allora, capiamo come dosi le tue energie, che cosa ti ha insegnato Daniele con Energia Vitale. Energia Vitale, pensata da Egeria Energie, che dà energia al business. Allora, tu come regoli le tue energie? Come le ponderi tra famiglia, lavoro, sport e svago? Fai conto di avere una torta che fa un 100%. Famiglia. Faccio fatica a darti una risposta precisa. Non lo è. Nel senso, io la famiglia è molto importante, però al momento la mia priorità rimane sempre il lavoro. Cioè, percentuale io al momento 70 lavoro. Allora partiamo dal lavoro e mettiamo un 70%, ti rimane un 30% da suddividere tra famiglia, sport e svago. Vabbè, sport e lavoro rimane uguale perché va insieme. Ok. E quindi famiglia 20% e okay. Svago il restante. Ti rimane 10% svago, come ti svaghi? Ma per me svagarmi è uscire magari con degli amici, perché comunque di tempo per uscire Non ne hai. Infatti è poco. Ma e infatti ci dici torna la tua tutto. Giornata tipica? Dipende in base a cosa c'è da fare. Perché... Metti che sei in preparazione. Vabbè, quindi palestra al mattino, perché comunque fisicamente è molto impegnativo correre in moto. E pomeriggio incontri con un mental coach o persone comunque inerenti sempre a questo lavoro e si torna più o meno alle 7 di sera all'incirca. Sono questi gli orari, si è sempre, comunque di fatto la mia vita è basata su questo, che è anche la tua passione, come tu hai detto prima e altri sportivi prima di te lo hanno detto. Non si può chiamare sacrificio quando fai qualcosa che rappresenta la tua vita e la tua passione. Bravo Lorenzo. Allora, adesso ci emozioniamo un po', salteremo sulle sedie perché è il momento della nostra Mimi Sala Band e My Music! Primo brano, ragazzi.
c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che si fa? Mi chiedi perché l'amo se niente più mi dà. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Solo è strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Grandi ragazzi, brava Claudia, bentornata. Lorenzo, dove è andata Laura? Dove è andata Laura? Non lo so. Laura non c'è, di Necker. Sì, sì, questa canzone qui sono legato perché quando ero piccolino, andando di fatto, a me Necker è un cantante che è sempre piaciuto, non so per quale motivo, e forse perché cercavo sempre la Laura e la Laura. La Laura non c'era. E poi l'ha trovata e mi è piaciuto. Sinceramente non c'è un motivo preciso, però a me diverse sue canzoni a me piacciono. Beh, lui è molto trasporto. E mi ricorda quando ero piccolino, sì, infatti. Beh, credo che quel periodo sia entrato nelle teste di chiunque, sai, la ricordiamo tutti. A me quella canzone lì è rimasta. Non c'è andata via, però non è più cosa mia, diceva anche il testo. Prossimo brano. Il cuore ha un agro dolce in gola. Mi lasci e poi ti lasci andare per poi ritornare. Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella e nella notte la mia stella. Regina di cuori, ti vesto di fiori, ti giuro l'amore ma non l'eterna fedeltà. Mami, non mami, ma mami, mi dice che mami, non sai se mi ami. Oh mami, non mami, ma mami, mi dice che mami, non sai se mi ami. Oh no. Regina di cuori, Piero Pelù. Tra l'altro mi piace un sacco questa canzone, te lo dico. Questa canzone mi ha attaccato, diciamo, un po' mio babbo, perché aveva le cassette ancora. E quando andavamo a fare le gare in minimoto, quindi avevo 7-8 anni, e ascoltava sempre la cassetta di Piero Pelù, e questa qui è una canzone che mi piace. Mi ha appena fatto sentire vecchissima, però è una canzone bellissima. No, beh, mi piace tuttora, no, mi piace tuttora. Però questa sì. Davvero, sono rimasto la molto cantava legato. Tuo papà? Sì, in macchina, tutti cantano in macchina, non bene, però... Come non vabbè. Bene? Vabbè, in macchina tutti cantano. Ci si sfoga in sì, macchina, ci si viene sfoga, quel che un viene. Canto diverso, diciamo. Ultimo brano. I don't wanna walk today, maybe I just wanna stay. Take it easy, because it's so stress. I know there's not enough to cry, something special in my mind. Nothing gonna cause me distress. Just not the lazy, it's not the crazy. It's not the lazy, think I'm just crazy. It's not the lazy, think I'm just crazy. It's not the lazy, I'm just crazy. Che cariche, che grinta, ragazzi, oggi Claudia spacca. Lorenzo. Sì, qui ero un po' più cresciuto invece, è stato un po' più tamarro. E, no, diciamo, perché questa qui è una canzone che sono legato perché nel 2008, quando ho vinto il campionato italiano e europeo, non so, le prime volte che ero capitato andavo a ballare, davano sempre questa canzone, a me piaceva, e avevo fatto anche addirittura un adesivo che ho attaccato sulla moto. Ero diventato un po' più tamarro. Hai tutto questo tempo ovviamente da dedicare alle due ruote. E con il fai da te come sei messo? Malissimo, cioè proprio non sono proprio bravo. Senti, tra il dire e il fare cosa c'è di mezzo nella normalità? Il mare. E in questo caso invece sono Brico per Black & Decker, perciò mi segui e andiamo a sperimentare la tua bravura con tra il dire e il fare. Vieni Lorenzo. C
Eccoci qua nel nostro spazio. Bricofer e Black & Decker fanno da protagonisti tra il dire e il fare. Avrai 60 secondi come i tuoi predecessori. Hai visto che bella schiera ti aspetta. Capiremo quanti fori riuscirai a fare e quanti viti riuscirai ad inserire. Hai tutto a tua disposizione, quindi trattasi solo di mettere i guanti, che sei già abituato nel tuo mestiere. Hanno un po' più di protezioni, però, i tuoi si hanno un pochino più di protezioni sicuramente, però almeno ci provo, sono preziose queste manine, devono sgasare a sufficienza nelle prossime gare. Mentre tu ti sistemi anche con gli occhiali, io ti chiedo, vero o falso, esiste un compressore portatile Black & Decker che funziona con la corrente 230 volt o con la batteria 18 volt del trapano con la spina accendi sigari? Falso. E invece è vero! La batteria 12 volt Black & Decker può essere usata anche come power bank per ricaricare dispositivi mobili, vero o falso? Vero. Bravissimo, vai. Lorenzo Savadori, 60 secondi per te. Sei pronto? Sì. Come se tu fossi in prima fila in Superbike. Sì, sei non pronto? Non me la cavo troppo con... Mettiamo giù... No, dai, no, tu fa, però fallo con quello spirito. Ce la metto tutta. 3, 2, 1, go! Vai, vai, vai! Vai, vai, Lorenzo, vai! Una nuova sfida per te. Precisissimo però, Dovevamo dargli arco e frecce, precisissimo! Ricordati che hai anche le viti, siamo a 46 secondi, 45, 44. Vai, scegli la tua tattica, lui passa alle viti dopo i primi fori. Ci sta perché la tattica è tutto. Vai, oh, caspita, le viti vanno che è una meraviglia, siamo a 30 secondi quasi, ne hai 30 adesso. 30 adesso, vai, 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 Ale. Vai, 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 via, 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 vai Lorenzo. Il nostro Savadori, vediamo, oh, non sta andando male, non sta andando male, siamo a 18, 17, vai, vai, Lorenzo, vai, Lori, vai, Lori, vai, 12 secondi, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! L'ultima non la contiamo, no, però... Era già lì. Però eri già lì, lo so, però quest'ultima non è. Sì. E quindi però ne abbiamo parecchie, guarda. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette! Direi molto bene, molto molto bene. Come siamo in classifica generale qua? Niente male, perché guarda, sei circa a metà classifica. Dai, va bene. Lavadori. Da far meglio, dai. 7. No, guarda che non è per niente male. Anzi, ricordati che le farfalle sono ancora in testa e la Alessia, la capitana delle farfalle, ha fatto 11. Ma Strangelo, in tutta la sua grandezza, ha fatto 10 e mezzo, gli abbiamo messo un più. E quindi direi che non sei per nulla male. Allora mi segui, andiamo a salutarci, certo. E diamo un saluto anche ai nostri telespettatori. Vieni Lorenzo. Scusa. Tranquillo. Ed eccoci qua, Lorenzo Savadori, grande campione, un motociclista d'eccezione, una grande promessa e sono sicura che vedremo grandi cose da te. Sei già stato un grande campione e noi aspettiamo ancora di capire che sorprese ci porterai in Superbike. Poi adesso sei in Moto E, giusto? Esattamente. Quindi raccontiamo un attimo i tuoi prossimi progetti. E al momento, il prossimo anno farò il campionato Moto E, che è un nuovo campionato con le moto elettriche, corre quando c'è... prima della MotoGP corriamo. E poi stiamo cercando di lavorare per essere anche nel mondiale Superbike. E noi non vediamo l'ora e ti seguiremo. Grazie a Lorenzo Savadori. Un abbraccio. Mille. Grazie. Grazie mille. Ciao. Ed eccoci nel nostro finale di puntata, un grande campione, la prima volta solo chi ci affede un grande campione del motociclismo e la prossima settimana chi ci sarà seduto sulla nostra poltrona non lo so, ma un grande campione dello sport, ma soprattutto un grande campione nella vita, il lato umano dello sport, lo trovate qui a Sport Italia, solo chi ci affede. Ci rivediamo la prossima settimana al nostro studio, la nostra Mimì Sala Band e tutti voi, grazie, ciao! Solo chi c'ha fede, solo chi c'ha fede, solo chi c'ha fede, solo chi c'ha fede.